degli ulivi. Tra poco si raccoglierà in preghiera, come ogni giorno. Ma questa volta sarà anche diverso. La sua umanità sentirà tutto il peso degli eventi che stanno per avvicinarsi. La sua e la nostra umanità quasi vacillerà. Ma l'immenso legame con il Padre renderà anche essa forte. Egli suderà sangue ed il suo cuore tremerà, ma ciò rappresenterà la via più elevata ed umana che Dio ci ha donato per capire, seguire ed amare l'opera del Maestro dei Maestri. Padre, è giunta l'ora. Glorifica ora il Figlio tuo come tu vuoi, Padre mio. È vero, tu mi hai dato potere sopra ogni creatura, perché io dessi la vita eterna a tutti coloro che tu mi hai donato. Ed io prego per loro. Pietro, Giacomo, Giovanni, sveglia, vegliate con me nella preghiera. L'anima mia è triste fino alla morte. Abba, Abba, se è possibile, passi da me questo calice. Però, se questo calice non può passare senza che io lo beva, allora sia fatta la tua volontà. Padre, sento nelle mie carni il dolore e la disperazione di migliaia di creature che si sono abbandonate nell'abisso della tua lontananza. E si sentono soli, si sentono inutili. Preda della morte eterna, ti scongiuro. Abba, dammi la forza. Dammi la forza. Quando sarà il momento, prego, ti stringerò ogni creatura a te. Nel mio ritorno tu farai con me. Padre mio, mia luce, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Non siete stati capaci di vegliare con me. Dormite pure, perché non può la vostra veglia sottrarmi all'avverarsi delle sacre scritture. Ecco, colui che mi tradisce ormai è vicino. Salve, maestro. Giuda, con un bacio tradisce il figlio di Dio. Segnale, diavolo! Segniamoli! Basta, silenzio! Chi cercate? Gesù il Nazareno. Sono io.
Sarà me che volete, lasciate che questi se ne vadano. Forza, prendiamolo! Lasciatelo! Togliti, togliti! Pietro! Mi poni la tua spada nel fuoco, perché chi di spada ferisce... Di spada ferisce. Portiamolo via! Allora, il distaccamento delle guardie dei giudei, dopo aver legato Gesù, lo condussero prima da Anna e Zera, poi da Caifa, sommo sacerdote, e tutti insieme si recarono dal procuratore Ponzio Pilato. Signore e signori, adesso con calma dovete rientrare nel cortile e volgere lo sguardo verso le scale. Grazie, con calma. Ci viene tutto quest'anno. La città cosa ci dobbiamo andare, non ci mette in mano. Ma hai di San Pio Luce? Adesso ricaricabile sti qua. Pabulio, allora Pabulio. Per tu. Via, via, tu dallo per mo, come ti stai la vecchia? Che stia la vecchia? Chi si danno uno potenziamo, se la faccia su strumento? Ah, ok. Dai, chi